Buonasera, benvenuti a questa serata dedicata a Charles D'Ambrosio. Charles D'Ambrosio, proprio riassumo, lo riassumo biograficamente in poche righe, perché poi, come dire, la sostanza sarà l'oggetto della chiacchierata. È nato nel 1958, è cresciuto a Seattle, è appunto, molto semplicemente, per quello che può valere la mia opinione personale, è una delle più belle voci della letteratura contemporanea, proprio in assoluto. Ha pubblicato due raccolte di racconti che, sempre a opinione di chi vi sta parlando, insomma, hanno due raccolte di racconti che hanno segnato questo genere, no? La short stories e il modo in cui si è evoluta negli ultimi vent'anni. Nel 1995 ha pubblicato The Point, il titolo italiano, il suo vero nome. Nel 2006, quindi più di 10 anni dopo, ha pubblicato The Dead Fish Museum, il museo dei pesci morti, e poi è seguito Perdersi, il titolo originale Loitering, pubblicato negli Stati Uniti nel 2014 e poi appunto qui in Italia nel 2016 con la traduzione di Martina Testa per Minimum Fax, che è l'editore italiano di Charles D'Ambrosio. Perdersi è una raccolta, potremmo dire, questi limiti sono un po' oltrepassati, di reportage narrativi, di genere ibrido, che forse è uno di quelli che più ci stanno toccando proprio come lettori in questi anni. Insomma, la faccio breve: è una fortuna avere questa sera qui Charles D'Ambrosio. È importante, è bello, è bellissimo appunto che vada avanti, continua ad andare avanti questa collaborazione fra la Scuola Holden e il Salone del Libro di Torino. E appunto a chiacchierare con Charles D'Ambrosio ci sarà, tra le tante cose, il direttore didattico della Holden, Martino Gozzi, e grazie anche a Lorenzo Brugo, che appunto farà da interprete. E insomma, godiamocela tutta. Grazie. Grazie Nicola, grazie a tutti gli amici del Salone del Libro, grazie Minimum Fax, è bellissimo lavorare con tutti voi, state facendo delle cose belle, e una di queste, una delle prime, è proprio aver portato Charles D'Ambrosio in Italia. Una delle voci più importanti, più autorevoli della sua generazione. Questa è la classica definizione così da quarta di copertina, che si applica benissimo a Charles, ma vorrei cominciare dicendovi qualcosa di più personale, perché nel mio piccolo ho lavorato tantissimo, ho insistito con Giorgio perché riuscissimo a combinare questo incontro. Io ho letto per la prima volta un racconto di Charles per puro caso, 12 o 13 anni fa. Il racconto era Su al Nord, Up North. L'ho trovato in una rivista che da tempo pubblicava suoi racconti, e io, con un po' così di diffidenza, mi dicevo: ma chi è questo, che è un nome vagamente italiano, che continua a pubblicare racconti? Quella tipica rivalità piccola piccola, no, di noi italiani che scriviamo. E finalmente poi mi sono deciso a leggere questo racconto, Su al Nord. Mi piaceva il titolo, aveva una bellissima immagine guida, e quel racconto mi ha letteralmente tirato dentro. E da lì ho cominciato a leggere tutti i suoi racconti e ho scoperto, come diceva appunto Nicola, che Charles nella sua vita fino a quel punto aveva pubblicato 2 raccolte di racconti e basta, a 10 anni di distanza l'una dall'altra. E già lì avevo scelto Charles come modello di qualcuno che scrive perché deve scrivere, scrive quando riesce, quando può farlo, non insegue i ritmi dell'editoria, dei cicli televisivi. E per concludere questa breve introduzione voglio riportarvi un aneddoto che ho sentito raccontare da più di una persona, ed è un aneddoto che circola all'Università dell'Iowa, la famosa università dove si insegna creative writing, no? Scrittura creativa, dove Charles ha studiato e dove oggi insegna. E un qualche autore ricorda di averlo visto diversi anni fa arrivare con il suo cane su una collina, prendere in mano una mazza da softball, colpire un home run così al volo, gettare la mazza, prendere il guinzaglio e ripartire. Questo è Charles, ed è così che anche i suoi racconti appaiono
immediati, spontanei, gesti quasi naturali, mentre evidentemente c'è molto lavoro dietro. Il libro che lo porta qui in Italia, tradotto anche questo da Martina Testa in modo esemplare, è una raccolta di saggi personali, potremmo definire non fiction, e è una storia a sua volta affascinante perché molti di questi saggi sono usciti prima su una rivista di Seattle chiamata The Stranger, è la loro versione dello straniero, e sono stati raccolti una prima volta in un'antologia chiamata Orphans, pubblicata da un piccolo editore con una tiratura limitata che è andata esaurita in poco tempo, facendo di quel libro un'edizione di culto che tutti cercavano ma nessuno riusciva a trovare. E poi Tin House e oggi Minimum Fax ripubblicano in una versione ampliata con nuovi testi. E io in modo un po' prevedibile prendo lo spunto dal primo di questi saggi, che è appunto intitolato Seattle 1974, per chiedere a Charles che cos'era la città dove sei cresciuto, dove hai cominciato a scrivere nel 1974, prima che diventasse una meta, un simbolo, un'icona. A seconda dei decenni è stata la città, lo è tuttora, di Amazon, la città di Grey's Anatomy, di Starbucks, di Microsoft, dei Pearl Jam e dei Nirvana. Qual era la tua Seattle? Okay. Am I coming through here? Yeah. Okay. Maybe a little louder. What's that? A little louder. A little louder. Yeah, a little closer. Yeah. How about that? Okay. Everybody can hear me? Lo sentite? Yeah. Are you okay? Yeah. All right. First of all, just thank you. Thank you for your lavish introductions. Thank you for the invitation. You know, I don't deserve that. Yeah, which I'll spend the next hour proving to you that it was like, oh man, that was. Got oversold a little bit, just thanks for the invitation, and thanks for being here, thanks to Minimum Fax, thanks everyone, and all of you too. So, do I keep going? Okay. It's hard to talk about that Seattle because in some ways it. It's partly a Seattle that was my experience of Seattle, partly it may also be true about Seattle. It felt very far away, it felt very remote, culturally sort of null and void. We had some museums with some old canoes in it but I'd never seen like an actual work of art. There was no theater to speak. I mean, there was nothing like that. It was a kind of a working class town, but a working middle class town. If that makes sense, it's a kind of a vanishing thing in America right now. The working middle class, dominated by a single industry, Boeing airplane was there. And then, quite formatively for me, several things happened. In the early 70s, there was the energy crisis, and Boeing started laying off a huge, huge number of people. And the population of the city went down, houses were empty, people lost their jobs, and then all the people related to the people who had jobs, they also started kind of closing up businesses. It was grim. It had the highest unemployment rate in the country, which was about 14 or 15% of the people. So that was sort of my idea of Seattle, of a dark gray, impoverished, kind of poor, and a life where people's kind of world was kind of under complete threat. Mm-hmm.
Beh, ok, prima di tutto vorrei estendere il mio ringraziamento a tutti voi, grazie per questa bellissima presentazione che mi è stata fornita adesso, grazie per l'invito e grazie naturalmente per questo invito che forse non merito così tanto, lo sentirete anche nella prossima ora, che forse che non merito questo invito, è stata forse anche esagerata la presentazione nei miei confronti, quindi ringrazio ancora tutti voi, grazie per l'invito nuovamente, grazie Minimum Fax e grazie a tutti voi per essere intervenuti questa sera. Bene, vorrei dire che se parliamo di Seattle in quel periodo storico degli anni 70, beh, possiamo dire sicuramente che è una Seattle che ho visto secondo la mia esperienza, forse potrebbe essere vero secondo l'esperienza di tutti, ma in realtà io sto qua raccontando la mia esperienza personale. Era una città che era remota, forse un po' troppo lontana da tutto, e culturalmente era una città vuota, non c'era neanche niente di particolare da vedere, c'erano pochi musei, sì c'era qualche museo che conteneva qualche canoa antica, insomma, però non ho mai visto una vera e propria opera d'arte in quella città, non c'era niente di particolare, neanche un teatro, possiamo dire. Sì, c'era una middle class di lavoratori, quella sì c'era perché c'era un'industria dominante che era quella della Boeing Airplanes, che poi però dopo è svanita. E se raccontiamo di quel periodo possiamo dire che quello che è successo all'inizio degli anni 70, beh, è stata soprattutto la crisi energetica e la Boeing, l'industria della Boeing ha iniziato poi dopo a causa di questa crisi a licenziare moltissime persone, moltissimi lavoratori, quindi la popolazione della città è diminuita fortemente, anche molte case, molte abitazioni sono rimaste vuote e quindi il numero di disoccupati è aumentato vertiginosamente, quindi vuol dire che non solo le persone avevano perso il lavoro, ma anche le altre persone che erano tutte attorno a questo mondo lavorativo poi dovevano chiudere anche le aziende che ne ruotavano attorno. Pertanto possiamo dire che in quel periodo abbiamo avuto una disoccupazione da cifre incredibili, forse quelle più alte che potevamo registrare in quel periodo negli Stati Uniti d'America, 14-15%, quindi se devo riassumere quello che era Seattle in quel periodo, beh, diciamo che era una città scura, grigia, impoverita, proprio anche forse povera, e quindi le persone vivevano una vita che era sotto minaccia. Nonostante questo scenario desolato, o forse in virtù di questo scenario desolato, tu ti trovavi a tuo agio a Seattle in quegli anni. No, I did not feel at ease. I felt extraordinarily uncomfortable. One of the things that made a really profound impact on me and my generation, and you know, my generation meaning my core group of shitty little friends. You know, I don't know if that's a generation or just like, you know, just stupid boys hanging out together. Was one of the kind of more uncomfortable things was to see the absolute helplessness of adults. To see that vulnerability, to see that exposure, to see their inability to control their world, our world, their own lives, their own destiny, because there were these larger forces at work. And in some ways that at the bottom was the you know, if I had to distill it all down to something, it was that witnessing, that seeing. Of those people and their inability to kind of fix things. Absolute helplessness. In a way, the adults that I knew were all reduced to the to being this in a state of being children, helpless. You know, which it was shocking to me. And I mean almost literally, a grown men that I knew who formerly had put on their hats and gotten their car and drove to Boeing every day at like 9 o'clock, 8 o'clock or whatever, and came home, you know, kind of like, you know, that kind of thing, were suddenly working jobs that I thought teenagers worked. They were making hamburgers. They were, you know, bagging groceries at the grocery store. Those were our jobs, you know, and just trying to eat, you know, make ends meet. The same thing went on in our family. I don't necessarily want to claim any kind of exceptional experience for myself because it was a generational experience. I don't know. It may be a
No, assolutamente io non mi sentivo a mio agio, non mi sentivo proprio per niente a mio agio, perché l'impatto che c'era stato era su di me ed era stato molto forte, era anche sulla mia generazione. Beh, quando intendo generazione voglio dire forse in questo caso il piccolo gruppo ristretto di amici, insomma questi ragazzetti come me che insomma giravamo così stupidamente per la città. Beh, la cosa più importante forse che vorrei sottolineare in questo caso era vedere come questi adulti, tutta questa massa di adulti era poi esposta a queste minacce a causa della crisi e si ritrovavano senza via d'uscita. Non c'era più controllo da parte loro della loro propria vita, perché c'erano delle forze superiori che avevano un controllo maggiore su di loro. E quindi alla fine, se dovessi forse riassumere un po' quello che era la situazione di quel tempo, beh, sarebbe la mia testimonianza naturalmente, quello che ho visto, questa incapacità delle persone, cioè delle persone adulte, di poter far fronte e riparare, porre rimedio a questa loro condizione. Quindi gli adulti erano forse anche addirittura ridotti a una condizione infantile, erano quasi come dei bambini senza alcuna via d'uscita, senza poter essere capace di autoaiutarsi, perché vedevo queste persone prima che erano degli adulti che andavano a lavorare, al mattino si vestivano, si mettevano un cappello, guidavano in macchina, andavano fino alla Boeing, poi la sera tornavano a casa. Beh, queste persone poi dopo essere state licenziate iniziavano poi a fare dei lavori che facevano invece i teenager, cioè vendere gli hamburger, oppure dovevano mettersi a vendere frutta e verdura. È quello che è successo anche alla mia famiglia, adesso non voglio personalizzare il tutto perché comunque stiamo parlando in generale, però è quello che è successo anche a me. Quindi se dovessi riassumere dovrei dire proprio che è la generazione di quel tempo che è stata esposta a questo tipo di minaccia. And one little thing to add to that maybe is that in addition to this you know the helplessness of kind of the adults to make any kind of change to save themselves, to rescue themselves, was a sense of the isolation created by the geography. If you know a little bit of the map of the United States, Seattle is in the far corner, kind of pushed up against the Pacific Ocean. And it's surrounded by mountains, and it's gray, and it rains for 9 months out of the year. So in this atmosphere of kind of isolation and helplessness was also this sense that there was going to be no one to appeal to. There was going to, everything was so far away. And that I it was the first time I experienced, and it's colored my kind of experience of American life, that you could, in a whole town, a whole city could be in trouble and no one would come to help. There was this nation, but you were in it alone. And if things got bad, you would be in it alone, and you would experience. You would have to come up with your own, solution somehow. But it was in no way. It put the lie to the rhetoric of kind of being, one nation under God. Apparently, it's like, well, several different nations, and some people could suffer enormously, and it would be a matter of profound indifference to someone in Baltimore. They wouldn't care, or Washington, D.C., more specifically, Los Angeles. They just didn't care, because that was not their circumstance, and you would just have to suffer it alone. C'è una cosa che vorrei aggiungere, forse quindi oltre a questa impossibilità che stavo descrivendo prima delle persone di poter creare il proprio cambiamento di vita, l'impossibilità di potersi salvare da questa situazione così difficoltosa, c'era anche questo senso di isolamento totale a livello geografico, perché se conoscete un po' qual è la mappa degli Stati Uniti d'America sapete anche dove si trova Seattle, si trova già in questo angolino là in alto, isolata un po' da tutti, e ha naturalmente l'oceano, le montagne che la circondano, però è una città grigia, già dove piove 9 mesi all'anno addirittura. E quindi se dobbiamo aggiungere a questa incapacità delle persone di potersi salvare, dovremmo dire che non c'era neanche proprio un appiglio per cui salvarsi, e tutto era così lontano da Seattle. E quindi per la prima volta ho visto con i miei veri occhi che tutta una città intera era in crisi, si trovava in difficoltà e non c'era nessuno che potesse soccorrerla. E quello che noi definiamo, sì, una nazione, quello che sono gli Stati Uniti d'America, in questo caso però non veniva in soccorso a una singola città, quindi se eri da solo dovevi soffrire da solo. Una nazione sotto
diciamo, l'egida di Dio, questo potremmo dirlo, però in realtà erano diverse nazioni messe insieme, a nessuno importava quello che succedesse a Washington, se uno aveva, magari si trovasse in quel momento a Baltimora o a Washington DC o addirittura anche a Los Angeles, si doveva semplicemente soffrire da soli, senza l'aiuto di nessuno. Anyway, that's my sob story, but I'll stop, you know. Beh, questa è la mia storia triste, la smettiamo qua, insomma. L'hai detto, Seattle si trova in un angolo degli Stati Uniti, nella più ampia regione nord-occidentale, affacciata sul Pacifico. E la parola Occidente torna tante volte nel libro, soprattutto all'inizio, non solo per descrivere quest'area specifica degli Stati Uniti, ma anche per dare un'idea di, come dire, una regione del pensiero, un certo movimento di un'idea di progresso, un mito americano, verso il quale tu hai una posizione ambivalente. Prima mi raccontavi che adesso che abiti in Iowa senti la mancanza del Great Pacific Northwest. Yes, I do feel homesick, but you know, I've always felt homesick, you know. I remember reading a kind of German romantic who said, you know, all thinking is a kind of homesickness. And in that way, I've always, been thinking. In the way that thinking can kind of poison any moment or kind of undo any moment, I've always felt that way. I thought, why do I have to think about this? And because of the fact of thinking, it would sort of undo my sense of being present or being or belonging or you know, I'm not in the room, I'm thinking about being in the room, and that's a form of exiling yourself from that room, that sort of self-consciousness. The West in America is, we have a lot of very heavy mythology about the West. In Western Europe we do too, and we're part of that tradition too. But very specifically, we have cowboy longings, we have Western, kind of ideals, and we have a very strong sort of mythology as the West, as the movement of progress, a myth about the limitless potential of human beings, and particularly American human beings, the West as the fulfillment of a destiny, some sort of divine, destination, yeah. So given that mythology, it was strange to be, you know, of the West and from the West, and see, you know, what a botch we had made of the project of the Western migration. It just seemed like, well, God, that was we missed. You know, that was a disaster. Which accounts for some of my kind of ambivalence. Also, there's a feeling, and this is as much a geographic and meteorological observation as anything else, is that the Pacific Northwest feels like it's west of the West. The actual West, like to get to the West of the cowboy movies, you have to go east. You have to return, kind of go back inland, to find some dry, some open plains, the Monument Valley of John Wayne and, all of that. We're west of that. You know, it seemed like, the Western myth played out, and then there was this little, just damp, soggy, thing that, nobody knew what to do with, and that's where I was, born. Sì, a questo punto vorrei dire sì, è vero che ho nostalgia di casa, la nostalgia di casa torna sempre, in qualche maniera l'ho sempre avuta, forse se pensiamo anche al romanticismo tedesco, penso anche a un'affermazione che è stata detta, e qui vorrei citarla parafrasando, appunto che ogni volta che si pensa a casa si ha nostalgia di casa, quindi questo pensare è qualcosa che non possiamo controllare e quindi è qualcosa che poi mi avvelena ogni momento della mia vita, ogni qualvolta mi metto a pensare, però forse mi chiedo a volte, ma perché devo proprio pensarci? E la risposta
risposta è semplice, perché è la mia presenza, è il mio senso di appartenenza, il mio senso di presenza che mi fa pensare a tutto quello che è stato casa mia. Quindi è questo forse, questa ambivalenza che stavamo dicendo prima, che è forse è contraddittoria in questo senso. Se pensiamo poi invece al West, quindi l'Ovest degli Stati Uniti d'America, beh, sapete che proprio qua nella parte occidentale dell'Europa, qua in America, nella parte occidentale, abbiamo una mitologia molto forte, quindi i miti o mitologia, come dice l'autore, perché abbiamo questi miti dei cowboy, abbiamo naturalmente tutto quello che riguarda il mondo del West in generale, abbiamo questo potenziale illimitato delle persone, soprattutto le persone americane dovrei aggiungere, abbiamo avuto questo movimento progressista e anche la capacità di trovare una soddisfazione nel raggiungere il proprio destino e anche di avere trovato, come dire, un destino quasi divino, una predestinazione divina. Alla luce di ciò potrei aggiungere che però è strano dover notare che quello che è stata la migrazione occidentale, cioè Western Migration, è stato un po' una specie di disastro, devo dire, e anche da qui viene questa ambivalenza ai miei occhi. E aggiungendo ancora un pensiero, vorrei dire che un'osservazione logica, ma anche forse geografica, dovrei dire che il luogo di cui stiamo parlando, quindi questo Northwest del Pacifico, quindi vuol dire la parte del nord occidentale affacciata al Pacifico degli Stati Uniti d'America, in pratica è il West del West, quindi è l'Ovest dell'Ovest, perché se noi pensiamo al West americano, pensiamo ai cowboy, pensiamo a John Wayne, al Monument Valley, beh, noi ci troviamo ancora più a Ovest di questo Ovest, di questo West americano. E quindi però era un Ovest in cui vivevo che era un po' noioso, in cui non sapevo cosa fare. Ecco, tu prima hai usato la parola isolamento, è riferita a Seattle, è riferita a questa regione che è piovosa, che è umida, bagnata, difficile da raggiungere, più ovest dell'ovest. E anche questa è una parola che ritorna tante volte nel libro, l'isolamento, sia geografico che spirituale. Per certi versi anche il titolo originale del libro, che è Loitering, che indica una forma di ozioso bighellonare, un aggirarsi attorno, descrive appunto il movimento di qualcuno che sta al di fuori, no? Un outsider. E ti volevo chiedere qual era il legame tra questa condizione tua e la scrittura. You know, it's very hard for me to say because it comes naturally to me. I don't know if that's a good thing, but that's just the way it is. In English, the title was Loitering, but I don't know if it's true across English or if it's a particularly American inflection of the word loitering. But it has really sinister implications. And the reason I wanted to kind of use it as a title for the collection is partly because I wrote about it, about loitering itself. But I thought of each essay as a personal essay as a kind of a disputed place. You put no loitering signs up in order to control the kind of who can stand where, what kind of activities you can undertake and stuff like that. But I thought of the essay as a place where those spaces, those no loitering spaces, are in dispute, and that each essay was in my attempt to enter into that space and take up the argument, take up the fight somehow, some way. It also kind of suits me somehow, being a little bit on the outside. I don't know why exactly. That could be temperamental. It could be about that feeling of homesickness and never quite belonging. It could just be that your eye gets trained and your sensibility and your temperament gets trained. It's a fundamentally kind of wary and skeptical kind of view of the world. Am I answering the question? Yeah. Okay.
Beh, è difficile da dire, forse è una cosa naturale che mi viene così naturalmente, non so se sia giusta, ma alla fine è così per me. Il titolo inglese, quindi il titolo originale, quindi loitering, che vuol dire appunto in italiano ciondolare, bighellonare, così, beh, forse non so se sia però una parola utilizzata in tutto l'inglese standard di tutto il mondo, forse è semplicemente una flessione, tra virgolette, americana, e quindi beh, è una parola che viene utilizzata molto in America e implica anche qualcosa di sinistro, questo loitering, questo bighellonare, che forse in italiano non può essere tradotto in questa maniera così, deve essere parafrasato. E questo è il titolo della raccolta, e ho voluto scrivere appunto su questo bighellonare, su questo loitering, questa forma sinistra del bighellonare, possiamo definirlo così, perché nella forma del saggio narrativo non c'è spazio per questo tipo di bighellonare in maniera sinistra, è qualcosa che dobbiamo ritrovare, non si sa chi lo fa, cosa fa, che attività viene esattamente svolta in questo tipo di bighellonare, in questo tipo di loitering. Ma io in ogni caso quindi ho provato a inserirlo nel tipo di saggio che dove appunto non era presente finora, e anche per me forse è qualcosa che mi si addice, calza forse a pennello, perché io sì sono una persona dall'esterno, un outsider per così dire, ma per quale motivo lo sono? Non lo saprei neanche dire, forse è causa del mio carattere, forse è semplicemente questa nostalgia di casa che ritorna, o forse sono la nostra sensibilità o i nostri occhi che si adattano e quindi vengono, come dire, addestrati a questo tipo di vista scettica e usurata del mondo. Yeah. Just one further thing along those lines. Yeah. It's very hard for me to talk about because somehow it is my nature. And so the real answer to the question is the book itself. It's the expression or my ability to embody what it feels like to be, you know, the stranger, the outsider, the loiterer. The writing itself is my answer, and I wouldn't want it to be like, oh, I've got this affliction, I've got this problem, I've got this disease, and really what I'm hoping to do is cure myself of it. I'm actually not. I'm exploring it. I consider it valid. It's a valid way to be in the world. I'm not. There's a certain kind of wrongness, and I bet there are sensible people that would just look at me and like, ugh, that's horrifying, or whatever. That's not the way to be in the world. But that's not my take on my own condition. And sometimes in writing, as in any kind of art, you turn a corner and you make an assumption that what's valid for you will also be valid for others. And it's not necessarily, it might not be valid, you take 100 people, it might not be valid for 90 of those people, but I'm writing for the 10. For those 10 people who don't have a voice, who haven't said those things, who haven't been willing to say those things, or who haven't been able to admit those things, that's who I'm writing for. So you know. Anyway, I'm not trying to fix myself, it would be sort of, I feel like if suddenly I didn't feel this way, it would be like, I don't know, like that dream of going to school and you forgot to put your clothes on. I don't know who I would be without this. So there you go. E vorrei aggiungere ancora un altro pensiero in merito a questo ambito. Volevo dire che per me è molto difficile riuscire a parlare di questa situazione, di questa condizione, perché la mia propria natura e la risposta stessa a questa domanda può essere semplicemente l'espressione, aver espresso la capacità di essere un estraneo, di essere un outsider, di essere un loiterer, quindi qualcuno appunto che sta bighellonando, sta ciondolando senza avere una destinazione precisa. Quindi la risposta esatta è la scrittura di questo libro. Quindi se io stia cercando di curarmi in questa maniera perché ho forse dei problemi, delle malattie, no, non è così, perché sto cercando di esplorare semplicemente chi sono e vedere se questo è valido per me, ma forse anche per altre persone. Ci sono altre persone nel mondo sicuramente che non pensano come me, che hanno una visione diversa, una sensibilità del mondo rispetto a me, ma questo non deve importarmi, perché quando si scrive e poi dopo si scorrono le pagine e si vede come quello che si è scritto, forse le cose
sono importanti per 10 persone su 100, mentre per 90 persone non lo saranno per niente. Ma questo non mi deve importare, perché per me è importante semplicemente che qualcuno si sia ritrovato nella mia scrittura, nei miei libri, qualcuno che abbia, non avesse che neanche la capacità di esprimersi o addirittura non riuscisse ad ammettere queste cose. Io sono già soddisfatto in questo senso e quindi vi assicuro, io non sto cercando di curarmi in questa maniera, semplicemente sono così e voglio rimanere così. C'è un pezzo molto bello della raccolta che parla della caccia alle balene, del dibattito tra gli animalisti e una comunità indiana, i Maka, sul dibattito, sulla possibilità di cacciare o meno le balene. E mi sembra esemplificativo della tua modalità di affrontare i problemi, cioè dall'esterno cerchi di entrare, come hai detto, nel tema, e in quel caso l'hai fatto, tra le altre cose, accampandoti con una tenda sulla spiaggia. In che modo questo ha cambiato la tua prospettiva su quel dibattito? Yeah. You know, the background on that was I mean, it's complicated because in America we have you know, a native population. And those and Native Americans, Indians, who, by the way, the Indians that I know refer to themselves as Indians, not Native Americans, because they're not Americans. So, you know, for instance, this took place out in the Macaw Nation. That's a separate nation, and that's our system. We have treaties, just like we would have a treaty with Italy, treaties with France. You know, various treaties, and not with the current administration, maybe, but in general, you know, I think it's a good idea to respect those treaties. You know, anyway, enormously complex to kind of wade into this. But one of their treaty rights is that they could hunt whales, gray whales that migrate up and down the coast of Washington or the coast of America in November, I think it is. So when they started to, you know, hunt the whale, there was a lot of very abstract, you know, kind of animosity to the hunt, and it came from two sides. It came from the conservative side, who basically they don't like Indians at all, period, and you would expect opposition from them. But it also came from the liberal side. And the liberals were in the tough position of having to decide what they liked better, because they usually love Indians because they have all these kind of, sappy, sentimental, noble, savage, racist ideas about, you know, Indians and being close to nature and stuff like that. But they also really love whales. And so the liberals had to make a choice between who do we love better, whales or Indians? And that was a difficult thing. Anyway, so I waded into this thing, as sort of like a journalist, although I'm not a journalist, for various reasons, the main one being I find. It's not that I don't care about the truth, it's just that I find it very hard to locate, you know? So that doesn't make me a good, a person for journalism. I would drive out there during the whale hunt and the whale hunt season and sleep on a tent on the Pacific Ocean, as opposed to staying in a motel. And I really did that not because, this is a more, you know, adventurous path. I just didn't really have the money to spend on a motel, but I did have a tent. So I just pitched the tent out there. And it was so, you know, it's early winter. The wind is howling. The waves are crashing. It's the biggest body of water in the world, the Pacific Ocean. It was so, and it was gray, and it was raining. It was so haunting and just sort of lonely and horrifying. And then I would just sit there and I think, man, those people are going to get in a wooden boat, a canoe, and they're going to paddle out there, and they're going to try to, with a stick,
just a piece like a, you know, a harpoon, but it's not like, you know, much of a thing. And they're going to try to, you know, kind of harpoon this, you know, 40-ton whale. And it changed my perspective. I could no longer be abstract, and I started thinking, what kind of crazy people does this? You know, I became very admiring of the whole project. But it was really, it was the magnitude of the project, the loneliness of it, the just what kind of human being has that capacity? And I began to see, you know, something about, that capacity as being something that was worth endorsing, even if you maybe are sentimental about whales. Bene, il background di questa storia è un po' complesso, devo raccontarvelo. Prima di tutto, appunto, dobbiamo capire che gli indiani, che in inglese e americano vengono definiti Native Americans, che in realtà appunto gli indiani stessi non si definiscono Native Americans, ma Indians, ma dovete sapere che la parola Indians in America è un po' offensiva, e quindi però loro stessi si definiscono indiani e non Native Americans perché non erano nativi americani. Insomma, in ogni caso il gruppo di cui stiamo parlando è proprio questa, c'è proprio una nazione, Maka Nation, con i quali gli Stati Uniti d'America hanno un trattato in corso, proprio come lo hanno con l'Italia o la Francia o altri paesi, e in Maka, questa nazione in Maka, ha anche una propria amministrazione che funziona bene, risponde e cerca di rispettare anche questo trattato. Beh, la storia, come dicevo, è un po' complessa e anche abbastanza grande sotto forma di racconto, però devo dirvi che a un certo punto era importante riuscire ad addentrarvi dentro, e quindi è importante era sottolineare la pesca delle balene da parte di questa popolazione indiana. Le balene, dovete sapere che passano da nord a sud, credo nel mese di novembre, lungo le coste del Pacifico, e quindi questa questione della pesca delle balene era una questione piuttosto astratta, che ha fatto molto rumore all'interno del nostro paese, perché c'erano i conservatori che naturalmente non amano gli indiani di per sé e basta. Insomma, poi c'erano i liberali invece che stranamente dovevano scegliere però chi amare meglio, chi poter preferire, se gli indiani, perché loro non hanno naturalmente questa idea della tribù selvaggia legata alla natura come forse hanno i conservatori, ma d'altra parte dovevano anche dar conto agli animalisti, quindi che rispettavano le balene e quindi erano contro la caccia alle balene. E infine posso dirvi che, tagliando corto, ho cercato di recarmi proprio su questo territorio dei Maka in veste di giornalista, o forse semi giornalista, non posso definirmi sicuramente giornalista, perché per diversi motivi, non è che io non cerchi la verità come fa un giornalista, semplicemente per me è difficile un po' localizzare la verità. Comunque, in ogni caso, diciamo che io sono andato su questo territorio dei Maka con una tenda, mi sono accampato su una spiaggia lungo il Pacifico, e non in un motel, ma a dire il vero non sono andato in motel semplicemente perché non avevo le possibilità economiche per poter andare in un motel, e dovete sapere, questa esperienza mi ha fatto un po' cambiare la prospettiva, perché comunque era l'inizio dell'inverno, c'era il vento che soffiava, questa distesa di oceano enorme qual è il Pacifico, la pioggia, l'umidità, la solitudine, insomma un'esperienza abbastanza orribile, possiamo dire tra virgolette. Io pensavo in quel momento come queste persone, o chi potesse tra queste persone prendere una canoa di legno, andare con un bastone di legno, perché alla fine si tratta di un bastone, anche se sembra un arpione, però è un vero e proprio bastone, e poter lottare e cacciare una balena da 40 tonnellate. E sì, proprio dicevo, lì ho cambiato la mia prospettiva, perché la cosa è diventata molto meno astratta di quanto era ai miei occhi prima. Quindi chi erano questi pazzi che si prendevano la briga di uscire in canoa a lottare contro questi
queste balene così grandi. Quindi questa, la magnitudo di questo progetto, quindi questa, questa avventura che era insita nel popolo dei Macà, andare a cacciare le balene, per me quindi ha fatto cambiare completamente l'idea, perché era forse, valeva la pena provare a sostenere questo tipo di progetto e provarci, perché era già un'avventura di per sé. Questo tuo tentativo di localizzare una verità che è sempre sfuggente e che ha tante facce, questo è l'altro tema che corre per tutto il libro, attraverso tutti i saggi. C'è l'elemento del dubbio, che sembra essere il motore che ti spinge ad accostarti a vicende come questa, nelle quali è difficile prendere una posizione, quantomeno dall'esterno, no? You know, particularly, I mean, I'll confine my answer to the my sense of the, you know, the personal essay, which is what the latest book is, a collection of personal essays. And people have a lot of ideas about what the essay is, but I think of it as an art, not merely as a vehicle for conveying a subject. It's not about a subject. It's about the art of the thing itself, and I'll get into that a little bit. There are a lot of things that kind of masquerade as essays. And I don't know if I could even say what an essay is, but I do know there is something essayistic, and I can tell when I read it. And I've been reading them all my life, in various forms. Contemporary American writers, say Joan Didion, James Baldwin, who is probably, of the last century, our greatest and one of our greatest essayists. But also, Virginia Woolf, George Orwell. I mean, you can find them. And I know what that, thing is. And that's what I love. I'm not just trying to write about something. In fact, I very often think I don't really have a subject at all. What I have is a questioning presence, an angle of vision, a kind of superior capacity for doubt, I guess. And that's what I'm kind of deploying when I'm writing an essay. And I don't mean a superior capacity, superior to his capacity or to your capacity. I mean superior to my ordinary self. Day in, day out, believe it or not, despite being messed up and full of doubt-ridden and insecure and all of those things, I know which fork to use when I go to a restaurant. When I vote for one person. It's not like I have to vote for both, that kind of thing. I can make those decisions. But in the space of the essay, I engage what's divided in me, what's uncertain, both vulnerable, but along with that vulnerability, you get an increase of availability, openness to accident, openness to ideas that might surprise you. Very often in all of these essays, no matter where I began, they surprised the hell out of me along the way, and I ended up somewhere I could never have understood. If that makes sense and if that follows, it becomes clear about how you have to kind of live with doubt and how doubt becomes kind of the engine of the personal essay. And to do that, I think you go into a space and you don't reach after certainties. You don't reach after facts. You don't decide in advance what's right and what's wrong. You make those discoveries, and the journey and the process takes you somewhere
that you could not calculate, you know, on day one. You could not calculate after you've written the first sentence, you know. It's only the process and that availability and the vulnerability and availability, you know. I'm very often surprised to learn that I think what I think, you know. Bene, soprattutto potrei dire che la risposta si trova all'interno dei miei saggi narrativi personali, perché questa è una raccolta di saggi personali, e questo è importante, in cui io scrivo in merito a diverse singole tematiche. Però molto spesso sapete che i saggi personali vengono mascherati, mascherano la verità con diversi tentativi, con diverse cose. Ma io riesco sempre a capire se quello che sto per leggere ha qualcosa di saggistico, alla base. Questo lo possiamo riscontrare tranquillamente in diversi autori contemporanei americani come Joan Didion oppure James Baldwin, che è uno dei maggiori saggisti americani dell'ultimo secolo, oppure Virginia Woolf, anche George Orwell. E quindi io mi ritrovo molto, e quello che scrivo io è proprio sempre su diversi ambiti. Per quale motivo scrivo per diversi settori, su diversi soggetti? Perché è qualcosa, una domanda che è insita in me, è un angolo di una prospettiva, un angolo di visione che voglio forse approfondire in questo caso. È forse un tipo di superiorità, una capacità superiore di esprimere il dubbio. E questa superiorità però non è una superiorità rispetto a te o qualsiasi altra persona, ma una superiorità rispetto alla mia vita ordinaria, quello che facciamo normalmente, quello che è la nostra certezza o incertezza nella nostra vita ordinaria, cioè quando non so, devo andare al ristorante, devo scegliere un piatto, quando devo andare a votare, che devo scegliere semplicemente un candidato e non due, per esempio. E quindi all'interno dei saggi personali troviamo sempre qualcosa che è divisorio, qualcosa che può essere legato alla vulnerabilità, la disponibilità, l'apertura anche a nuove idee. E questi saggi per me sono quello che rendono questa superiorità del dubbio resa veramente nella scrittura. Quindi se quello che dico è vero e se noi viviamo normalmente in una vita col dubbio, troveremo anche delle soluzioni ai nostri dubbi all'interno dei saggi. I saggi però non sono degli scritti che vogliono raggiungere una certezza, oppure vogliono raggiungere dei dati di fatto, oppure che vogliono capire ciò che è giusto o ciò che sia sbagliato. In realtà è proprio come fosse un viaggio, come fosse un processo, che un viaggio dove non si sa dove si va a finire quando siamo al giorno numero uno, al primo giorno. È qualcosa che si scopre in itinere durante questo viaggio. Quindi le due caratteristiche principali sono sicuramente la vulnerabilità e la disponibilità, e tante volte io stesso mi sorprendo poi dopo a vedere e a capire quello che ho scritto in merito al mio pensiero. Tu dedichi questo libro a parecchie persone, tra loro ci sono le tue sorelle e poi ci sono tuo fratello Mike e tuo fratello Danny. E tu aggiungi queste parole, che non leggeranno mai neanche una parola, anche se il loro silenzio è il diapason su cui accordo ogni frase che scrivo. E allora ti vorrei chiedere di leggerci qualche frase, in modo da dare un'idea anche a chi il libro ancora non l'ha preso in mano, di qual è il tuo tono di voce e qual è questo angolo visuale, questa prospettiva. Yeah, I'd be happy to. This is, let's see, where am I going to read? Okay, this is from a short essay that I wrote for the New Yorker. They called me and they said, we're doing a family issue. Do you have a family? And I said, man, do I have a family? You know, but this, even though it's short and it's a little different than the other kinds of essays I've written, it's very compact and dense. It was really difficult. It's only 3,000 words, but it's pretty heavy with, you know, I don't know, tragedy.
And I thought, man, this is just going to be this little short, you know, ditty, this song that people are going to be reading, you know, in New York while they're eating a bagel. You know, do they really want to hear this at that moment? Well, anyway, what I decided to do was write the essay as a series of documents and let the documents speak. And that created a kind of restraint so that it wasn't just me talking. I'd let the documents do some of the verbalizing. So it includes letters from my brothers and from my father. And that's basically the documentation. And then, of course, the entire essay is my document, I guess. And then you can read it out. Okay. Sì, allora, in questo caso vi leggerò adesso degli estratti che provengono da un saggio che ho scritto per il New Yorker, e a un certo punto la gente del New Yorker mi ha chiesto: dobbiamo scrivere qualcosa in merito alla famiglia, hai una famiglia anche tu? Io ho detto: Madonna, certo che ho una famiglia, insomma, che domande. E quindi, anche se si tratta di uno short essay, quindi un saggio breve, è molto diverso dagli altri, perché è molto compatto, è molto denso, sono solo 3.000 parole, però è anche molto denso, nel senso anche colmo di tragedia. E quindi a un certo punto mi sono anche chiesto se forse le persone lontane di New York, forse che stavano vivendo così bene, fossero anche interessate forse a leggere tutte queste tragedie. Ho deciso in ogni caso che questo tipo di saggio breve dovesse essere sotto forma di documenti parlanti, documenti che parlano, quindi non sono solo io che descrivo, ma questa volta ci sono proprio dei documenti che verbalizzano quello che sono i miei pensieri. Sono sotto forma di lettere da parte dei miei fratelli e da parte di mio padre. E questa è la vera documentazione di cui stavo parlando. Okay, one other thing shortly. The section I'm going to read includes a little bit of writing from myself and then the entirety of a letter from my brother. Sì, semplicemente vorrei aggiungere brevemente che la sezione adesso, il pezzo che vi leggerò, include un pezzo che io ho scritto io stesso e una lettera scritta da mio fratello. Not long ago, I was in Seattle, sitting in a cafe downtown. It was raining. I'd been there for some time before I realized that someone was staring at me through the window. I turned around and saw worn tennis shoes and dirty gray sweats. The man outside the window was my brother, Mike. My father had three sons. I'm the eldest. Danny, the youngest, killed himself 16 years ago. In addition to the tennis shoes and sweats, Mike was wearing a white t-shirt that hung to his knees and a black leather jacket he'd bought with VA money at a thrift store. His thinning hair was soaked, and his face had the pallor of warm cheese. In a plastic sack, he carried a carton of cigarettes he'd bought at the Navy PX. He's schizophrenic, and on some level, I'm always aware that he's a stranger. I went outside, and we talked, and in talking, we were brothers again. He did not look good. He was shivering. He was several miles from his halfway house, but when I offered to give him a ride, he said, quite happily, that he preferred to walk. He started up the hill, limping a little from a pelvic injury he received years ago when he tried to kill himself by jumping off the Aurora Bridge in Seattle. Very soon, he was gone. Only a few years ago, Mike was doing much better, and he wrote letters regularly, often two or three a month. Here is one, and this is the letter. Dear Char, Mike here. Who is there? I'm fine as a blade of grass. How about you? As I was leaving church the other day, there was an opportunity to be part of a poor person's Kris Kringle. I decided to buy an AIDS patient some high-quality gloves. The situation reminded me of Danny. I don't know why. The gift will be given to him, although I believe I will never actually see the recipient. I will give him a card that says, to a friend I don't know. I don't think of Danny a lot. I don't feel pain about his death a lot either. Jesus has stepped into his boots and has replaced him. It caused me to heal and be born again. It is really quite beautiful. My heart is still with that kid like you cannot believe. Or I suppose you could.
Love can play a trick on you. It can cause you pain like you were suffering in hell, but it is still love and still beautiful like heaven, and the heaven and hell of it are woven into one fabric, which is love. It's a mind blower to think like that, but that is what Danny has done to me. Call her right, please. I don't own a cat or dog, but I do the same by looking at squirrels and crows. I plan to buy some peanuts to feed the squirrels and bread for the birds. It is so much cheaper, and I enjoy it the same as having my own animal. When I pray, I can see my life flash before my eyes. It is very beautiful. My life flashes before my eyes about 20 times a year. Other stuff like that happens to me also. I've been through so much since becoming mentally ill. Most of it, believe it or not, was good. Because of that, I became sort of an indestructible man. Love, Mike. Lettera del fratello. Lettera del fratello minore, 1997. Non molto tempo fa ero a Seattle, seduto in un bar di downtown. Pioveva. Ero lì da un po' quando mi sono accorto che fuori dalla vetrata c'era uno che mi guardava. Mi sono voltato e ho visto un paio di scarpe da tennis logore e dei pantaloni della tuta grigi e sporchi. L'uomo fuori dalla vetrata era mio fratello, Mike. Mio padre ha avuto 3 figli maschi. Io sono il più grande. Danny, il più piccolo, si è suicidato 16 anni fa. Oltre alle scarpe da tennis e ai pantaloni della tuta, Mike indossava una maglietta bianca che gli arrivava alle ginocchia e un giubbotto di pelle nera che si era comprato con i soldi del sussidio per i reduci di guerra in un negozio di roba di seconda mano. I capelli radi erano fradici e il viso aveva il pallore del formaggio tiepido. In mano teneva una busta di plastica con una stecca di sigarette che aveva comprato allo spaccio della Marina. È schizofrenico e in una certa misura sono sempre consapevole del fatto che per me è un estraneo. Sono uscito e abbiamo parlato e parlando siamo tornati fratelli. Non aveva una bella cera, tremava. Era a parecchi chilometri di distanza dalla sua casa famiglia, ma quando mi sono offerto di dargli un passaggio ha detto con una certa allegria che preferiva farsela a piedi. Si è incamminato su per la collina, zoppicando un po' per la ferita al bacino riportata anni prima, quando aveva cercato di ammazzarsi, buttandosi dall'Aurora Bridge di Seattle. Poco dopo era già sparito. Solo qualche anno fa Mike stava molto meglio e mi scriveva regolarmente, spesso 2 o 3 lettere al mese. Eccone una. Caro Char, qui Mike, e lì chi c'è? Io sto bene, in forma come un filo d'erba. E tu? L'altro giorno mentre uscivo dalla chiesa mi hanno offerto l'occasione di fare un regalo sorpresa, anonimo, a una persona povera. Ho deciso di comprare a un malato di AIDS un paio di guanti di ottima qualità. La cosa mi ha fatto ripensare a Danny, non so perché. Il regalo gli verrà consegnato, ma non credo che vedrò mai il destinatario di persona. Gli darò un biglietto con su scritto a un amico che non conosco. Non penso spesso a Danny. Non soffro neanche tanto per la sua morte. Gesù si è messo nei suoi panni e l'ha sostituito. Mi ha fatto guarire e rinascere. È veramente molto bello. Col cuore sono ancora vicino a quel ragazzo, più di quanto tu possa immaginare. Anzi, mi sa che te lo puoi immaginare. L'amore può farti dei brutti scherzi. Ti può far soffrire le pene dell'inferno, ma è sempre amore, è sempre bello, come il paradiso. E il suo paradiso e il suo inferno sono intessuti in un'unica stoffa, che è l'amore stesso. A pensare così mi scoppia il cervello, ma è questo che mi ha fatto Danny. Chiamami o scrivimi, per favore. Non ho un cane né un gatto, ma guardo gli scoiattoli e i corvi ed è la stessa cosa. Voglio comprare le noccioline da dar da mangiare agli scoiattoli e il pane per gli uccelli. Costa molto meno e mi piace quanto avere un animale mio. Quando prego vedo la mia vita che mi passa in un lampo davanti agli occhi. È molto bello. La mia vita mi passa in un lampo davanti agli occhi 20 di volte all'anno. E mi succede anche altra roba del genere. Ne ho passati di tutti i colori da quando sono malato di mente e la maggior parte, che tu ci creda o no, sono state cose belle. Grazie a tutto questo sono diventato una specie di uomo indistruttibile. Tuo, Mike.
Ti faccio un'ultima domanda prima di lasciare spazio per qualche domanda dal pubblico, se qualcuno vuole. E non posso non farti questa domanda, perché c'è un saggio bellissimo nel cuore di questo libro che è dedicato al giovane Holden. Ed è una tua lettura del giovane Holden che ci consegna un libro diverso, un libro nuovo, un libro che molti di noi credo non abbiano mai letto e che pure è contenuto nel giovane Holden originale, perché tu ci vedi, proprio perché lo guardi con i tuoi occhi, un libro sul silenzio e sul suicidio, un libro che parla ossessivamente di suicidio e del tentativo di salvare gli altri. Sono tanti i tentativi all'interno del libro che tu elenchi in cui qualcuno cerca di salvare qualcun altro, e Holden oscilla tra queste due posizioni, colui che ha bisogno di essere salvato e colui che tenta di salvare, e il rifugio che lui trova, ciò che lo salva dal suicidio, è la famiglia. Ma non è solo la famiglia, perché se guardiamo bene sono i fratelli e le sorelle. Il giovane Holden è un libro in cui i genitori sono assenti, così come sono assenti da tutta la saga della famiglia Glass. Ci sono Seymour, Buddy, Bubu, Franny, Zoe e tutti gli altri, ma i genitori non si vedono mai. E tutto questo evidentemente ha risuonato dentro di te, no? A partire dal ritornare dei soprannomi. E ti volevo chiedere com'è andata questa cosa. E quanto è importante partire dalla famiglia per raccontare le storie. Well, yeah, family. You know, when I first started writing, I had a lot of nervousness because I do have a family, and it's provided plenty of drama. But maybe this speaks to some of you, because I know you're all kind of artists and working on writing, and a lot of you here at this school, and I was a little ashamed of that as a subject. Why, I don't know. I thought you have to go have an adventure, go sail the high seas, or shoot an elephant or something, more than just grow up in my stupid family, so I was a little ashamed of that subject. I'm not so ashamed now. The kind of the mystery, the difficulty, the complexity of that. And I always think, some of our great, great literature, is their family stories. There are no Greek tragedies if there are no families. Shakespeare is absolutely nothing without the family. Those are, the best of those, Othello and King Lear and, on and on, Macbeth, are about families. In one way or another. But that anxiety about it as a subject, I think, is a very real thing for anybody who writes. The thing that we were just reading from, when that was when I finished it, this is about the anxiety. When I finished it, The New Yorker, which is where it appeared, is very strict with their fact-checking. They want to make sure everything that's being said in that is true. They actually want to make sure everything that's being said in the fiction is true, so they fact-check that. So if you mention a hospital and it's on such and such a road, they want to, they'll look. They'll just, it's like, eh. But anyway, but there was some stuff in this little essay that I didn't think, they wanted to ask my mother all these questions, and for her, obviously, the loss of her son and of her, and my other surviving brother's difficulty is not just a subject that she likes to talk about necessarily, or certainly not in that context. So I said, well, you can call my sister. I got four sisters, and one of my sisters, they called her, and she said, oh yeah, that's true. And then she got to this point where she started telling her own stories, and they were like, oh wow, yeah, it's okay, that's enough. But this is the anxiety of the subject. Another one of my sisters, who was working at the media department in a big bank in San Francisco,
when it came out, I called everybody and I said, look, I have to write this, you don't have to read it, that's fine, but I am writing it, it's out there, it's going to be, and so the new, and this is a very high-end, kind of bank up in the tall building and stuff. They've got the big, waiting room table with all the magazines fade out, fanned out, just perfectly, and my sister got in and immediately looked for the New Yorker and took it and threw it away because she didn't want anybody reading it, And then, but this is how fancy that bank is. Somebody has a job to make sure all the magazines are there, and they replaced the New Yorker and put it back in. And then later in the week, somebody came up to her and said, I just read this piece in the New Yorker by this guy, Charles D'Ambrosio. Is he related to you? My sister said, no. Okay. Beh, la famiglia, sì, la prima volta che ho scritto in merito alla famiglia ero sicuramente molto nervoso perché ho una famiglia, questo è chiaro, ma una famiglia con molte questioni drammatiche. Ero anche abbastanza nervoso, ero anche, mi sentivo della vergogna a dover descrivere questa tematica così particolare. Per quale motivo? Non lo so in realtà, forse avrei preferito scrivere di qualsiasi altra cosa, forse una bella gita in montagna, forse aver addirittura cavalcato un elefante o cose di questo tipo, ma non scrivere in merito alla mia famiglia. Però adesso non mi vergogno più, ora sono tranquillo, posso scrivere tutto quello che voglio sulla mia famiglia, perché la famiglia è sempre il cuore della letteratura, lo trovate anche in Shakespeare, lo troviamo nel Macbeth di Shakespeare, è sempre presente in qualche maniera, ha sempre il suo ruolo da giocare. E poi un altro punto fondamentale è questa ansia che fa sempre parte come un fil rouge di tutte le nostre opere di letteratura, di tutti gli autori, possiamo dire, perché dovete sapere, quando ho scritto in merito alla famiglia per il New Yorker, dovete sapere che il New Yorker, quanto edizione, è molto severa nel controllare che tutti i dati siano veri e non so, controllano ad esempio la veridicità del nome di una strada, del nome di un ospedale, e quindi fanno proprio dei veri controlli. E quindi avrebbero forse chiesto a mia madre. E mia madre però non si trovava nella condizione migliore per poter rispondere a tali domande, perché aveva appena perso un figlio e poi dopo aveva l'altro figlio in una condizione piuttosto difficile, e quindi ho detto forse è meglio che chiediate a mia sorella, e quindi una delle mie sorelle ha detto sì sì, tutto vero, sì sì, ok, e poi dopo avrebbe voluto però chiedere altre cose, ma lei ha continuato a raccontare le sue storie, e quindi a un certo punto hanno detto va bene, basta così, smettiamo, concludiamo la telefonata. Però poi c'era, e qui arriva la parte dell'ansia vera e propria, c'era anche un'altra mia sorella che sarebbe stata anche coinvolta all'interno delle mie storie. L'altra mia sorella lavora nella divisione dei media di una banca importante a San Francisco, si trova in uno di questi grandi edifici, forse un grattacielo, dove hanno sul tavolo tutte queste belle riviste da poter scegliere, messe a ventaglio. E sapete cosa ha fatto? Quando l'ho chiamata e le ho detto che avrei avuto la pubblicazione della mia storia sul New Yorker, la prima cosa che ha fatto, quindi ha preso subito il New Yorker che aveva trovato sulla sua scrivania, sul tavolo dell'ufficio, e l'ha tolto, semplicemente per dirvi qual era la condizione un po' snob di quella banca. E poi anche altre volte, poi dopo i giorni successivi, quando trovava un New Yorker, lo prendeva e lo spostava in maniera tale che la gente non potesse vederlo. E a un certo punto però, qualche giorno dopo, è arrivato un collega e le ha chiesto, ma questo D'Ambrosio che c'è sul New Yorker è forse un tuo parente? E lei ha risposto, no, assolutamente no. Bene, qualche domanda? In this kind of scenario, in this kind of world after the Trump election, this kind of literature will change, or
is not related to the actual political situation in USA, in your opinion. Okay, yeah. L'anno scorso qua abbiamo avuto Jeffrey Dylan che ha detto durante un'intervista che è molto cambiata in America la fiction, quindi la narrativa e anche i thriller, crime thriller, dopo l'11 settembre. E adesso la mia domanda si rivolge invece alla nuova elezione del presidente Trump. Vorrei sapere se la sua letteratura, che tratta di personaggi borderline, di personaggi soli e anche di fallimenti, cambierà, cioè quindi voglio intendere se questo tipo di letteratura cambierà all'interno di questo scenario adesso che è stato eletto il nuovo presidente Trump, e quindi se questa letteratura, oppure se questa letteratura non cambierà perché magari non è relazionata a la condizione politica attuale. You know, and we can go a little bit back and forth on this. You're right, 9/11 was a big event for America. But so was the Siege of Warsaw in 1939. When was the Siege of Warsaw? And which was also happened in September, and instead of 3,000 dead, I think 30 or 40,000 died that month. That was a big event, and people wrote after that. Particularly thinking of the great, great Polish writer Milos, you know. I think the critic Adorno said that, like, after Auschwitz, you know, you couldn't write poetry. And Mark Strand, the American poet's response was, or eat lunch, you know. I mean, at what point do you just, you know, life is sort of disgusting that way, and that it keeps going on. You know, and so I don't know that these events, you know, Trump makes, you know, a lot of things troubling. He's going to make the environment troubling. He's going to make, you know, but the worst thing that any of us could do, certainly any of you young people that are going to be, are the generation that are going to write the next thing and make the next movie and do that, is to lose sight that, you know, keep your own temperature. You know, it's nothing changes. Stay true to your vision. We'll need that vision way more than we'll need, silence, that kind of thing. So I'm a little skeptical of these kind of grand pronouncements that these things change. You know, at what point, it would seem like in the history of human beings, there have been disasters and disasters and disasters, and yet we haven't fallen completely silent. Are writers respond to the time? Yeah, but I don't know how exactly. You know, your great poet, I'm going to mispronounce his name, Eugenio Montale? Is that close enough? Yeah. How do you really say it? Montale. You know, has a beautiful book. I don't know if it's just an American edition, called The Second Life of Art, Essays. It's an American, an American edition. Okay. But it's a fantastic book. But what he's doing in that book, and interestingly, right after 9/11, Montale and Milos were people that I was reading, and also Joseph Brodsky, you know, the Russian, the great Russian poet. And I was reading their nonfiction, but Montale, he's wrestling with the possibility of writing lyric poetry after World War II. And you can see the anguish, you can see the effort and the difficulty he's making, but yet, he did make that, he did triumph, he did write those things, you know. So I don't know. I don't know what our relationship, am I somehow addressing your, or am I dodging your question? Beh sì, su questa questione a questo punto potremmo parlare all'infinito, potremmo andare avanti e indietro, discutere diversi dettagli. Sì, naturalmente l'avvenimento dell'11 settembre è stato una tragedia molto importante per l'America, però non è stata l'unica nella storia, ce ne sono state altre, è stato in Polonia, quando poi nelle 35 sono morte 40.000 persone. In ogni caso poi dopo gli autori hanno continuato comunque a scrivere, come esempio Milos, e quindi la poesia è continuata. Quindi fino a che punto noi dovremmo cercare di smettere di fare letteratura di questo tipo a causa di un evento?
Questo è difficile da dire, perché la vita continua anche nella sua difficoltà, anche se disgustosa a volte, possiamo dire. Trump sta creando diversi problemi, lo sappiamo, per l'ambiente e anche per diversi altri ambiti. Ma che cosa possiamo fare? Forse quello che non, il peggio che dovremmo fare forse è dargli ascolto. Noi dovremmo continuare con la nostra visione verso un futuro. Sono un po' scettico lei quando dice appunto che dovremmo forse cambiare, o se dovremmo forse cambiare il nostro tipo di letteratura a causa di un evento, a causa come in questo caso dell'elezione di Trump. Nella storia dell'umanità troviamo una serie infinita di disastri, ci sono sempre stati. Quindi che cosa hanno fatto, che cosa dovrebbero forse fare gli autori, gli scrittori? Rispondere al tempo, agli accadimenti di quel periodo? Forse non lo fanno sempre. Io forse potrei qui citare un vostro poeta italiano, Eugenio Montale, che in una versione americana, che il titolo non corrisponde a una nostra versione italiana, The Second Time of Art, ho letto con grande passione dopo l'accadimento dell'11 settembre. Non ho letto solo lui, ma anche Milos e anche poeti russi, perché ho visto appunto come riuscivano anche dopo la tragedia di una guerra a creare delle poesie, scrivere poesie con sforzi in mani, con difficoltà, ma che in ogni caso riuscivano a compiere. Non so se ho risposto più o meno alla sua domanda. C'è tempo per un'altra domanda? Time enough for the last question, for one question. Lassù. Te lo porto. Hi Charles, it's a pleasure. Hi. So I've been to Seattle last summer, 2016. And it has like nothing to do with the city you just talk about, like current Seattle. I thought I was in a combination of like a Facebook city video game, you know, the ones like you tap and buildings just come pop up, and I don't know, there were like a lot of people like wanting to take photos at the first Starbucks that has ever existed, even if like across the street there was a Starbucks selling exactly the same stuff. And I fell in love with the city, but it was because it was nothing I have ever seen in my entire life. But what's your opinion about it? Like, do you feel nostalgia for the old Seattle? What's the difference with this new Seattle? Just want to hear your thoughts. Thank you. E dire sì, ciao Charles, quindi sono andata a Seattle, mi sono trasferita a Seattle l'estate scorsa, sono andata a Seattle l'estate scorsa e devo dire che in realtà ho visto una Seattle, una città completamente diversa rispetto a quella che hai descritto finora, una città forse che può essere più simile a una Facebook City, una dei videogame, sai, quelli videogame che dove sono tutti i vari personaggi, eccetera. E quindi poi ho visto, c'erano le persone che facevano le foto al primo Starbucks, cose di questo tipo. Insomma, questa cosa mi ha fatto innamorare un po' della città, quindi forse è una città completamente diversa rispetto a quella che stavi descrivendo. Che cosa puoi dire in merito alla tua nostalgia della vecchia della Seattle dei tuoi tempi e la differenza che c'è con la Seattle moderna attuale? Mm-hmm. Yeah, you know, it's interesting about the question of nostalgia, because I'm not actually a nostalgic person, and I think those kind of the seductions of nostalgia are kind of sensations that can be indulged but probably should be resisted. But like everyone, you have this feeling like, oh, there was some greatness in the past or whatever. But, but to me, that's like just dangerous, humanly dangerous, We have all sorts of stories that warn us about what happens when someone turns around and looks over their shoulder, the story of, Orpheus, for instance, or, whatever. You'll lose the thing that you're trying to see. So it's not nostalgia necessarily for a lost city. But it is related to that loss and the confusion that happens. And when I'm writing about Seattle, something is lost and then there's something new, but that's a violent sort of rupturing. And really what I think of my subject as at times is the violence of American time. We have very little continuity in our country. It's a shallow country. It's only a little older than 200 years. And in a sense, we have no history. We have a past, but it's just this thin crust
that is really fragile. It never surprises me in America when things turn violent, because that violence is just sitting underneath. It was just yesterday we were, you know, massacring Indians, we were massacring buffalo, we were, you know, and so that we're still in the business of massacring does not surprise me. There's no time to absorb it, no history to absorb. But a lot of those kind of disruptions, the kind of violence, it's like nothing can build up that comforts and does the kind of cultural work of making people feel at home in the world. So those things interest me. I don't particularly like Starbucks. I'm sure, have they started to invade, Italy? Next year, I don't like that. But anyway, I support like small businesses. But it's really the dislocation. And what happens when people don't have a history in a place? How do they know each other? How do they know themselves, and how do they know one another? Those are the kinds of things that concern me. How do you have reverence for the salmon if you've never seen a stream full of salmon? If you've never had that experience, if you didn't grow up, seeing it, how do you become that person, that knows where you are, that kind of thing. So. Is that kind of... Sort of? Sì, è interessante la storia della nostalgia, però devo dirti in realtà che io non sono nostalgico, non sono un tipo nostalgico, perché la nostalgia per me è qualcosa che io non sento in questo caso. Per me qui potrebbe essere pericoloso sentirsi nostalgici come in questo caso, perché si potrebbe addirittura perdere il proprio senso di orientamento, la propria destinazione, dove si vuole andare. La mia nostalgia quindi non è per questo tipo di città, ma per aver perso una città che si è persa. E forse questa nostalgia è più relativa alla perdita stessa e alla confusione che si è creata con la perdita. E con questo forse voglio anche aggiungere il discorso che mi viene in mente in questo caso della violenza che si può creare in una città come quella di Seattle o una violenza in qualsiasi tipo di città americana, data dal tempo americano, una violenza del tempo americano, perché è un tempo che non ha storia, è un tempo molto ristretto, perché è uno stato, è un paese molto giovane, soltanto con oltre 200 anni di storia, quindi una storia che non ha passato praticamente, è come fosse una crosta fragile che non ha spessore, che può rompersi da un momento all'altro. Quindi questa violenza del tempo americano, che cosa vuol dire? Vuol dire che la violenza è data recentemente, quasi l'altro ieri eravamo ancora lì a massacrare gli indiani, poi abbiamo massacrato i bufali, adesso quindi questa violenza può ancora continuare perché la storia è talmente breve, il lasso di tempo è talmente ristretto che c'è una continuità della violenza, anche se il tempo è proprio così, proprio perché il tempo è così ristretto. Quindi quello che sento che manca è una cultura che ci faccia sentire a casa, uniti tutti insieme, perché in realtà io non sono un grande fan di Starbucks, so addirittura che invaderà presto l'Italia, insomma, quindi in realtà io sono un po' più un sostenitore delle piccole imprese, diciamo, ma è importante avere una cultura che ci unisca. E quello che succede se non si ha storia alla base è che non si ha neanche un luogo che ci accomuni, dove ci si può conoscere se stessi e si può conoscere gli uni e gli altri. Quindi se non conosciamo, non so, come cresca un salmone in un ruscello e non solo in una riserva, beh, quindi come potremo diventare adulti senza avere queste conoscenze di base, come ad esempio quella del salmone nel ruscello? Quindi è un po' una condizione molto fragile. Ho risposto alla sua domanda? Andiamo tutti a cercare i salmoni allora, nell'Oregon. Grazie Charles. Leggete i suoi racconti, leggete i suoi saggi.